Ultima casalinga del Città di Masca Lucia. Al buono aiuto somma di scena il Real Rometta, finalista di Coppa Promozione, ad un passo dall'eccellenza, se mercoledì centrerà il medesimo traguardo il Marina di Ragusa già promosso. Ampio turnover da parte di Anastasi, che ripropone Galiano titolare in mediana, ma soprattutto manda in campo dall'inizio ben 5 atleti classe 2000. A Palma, Florio e Aidala si affiancano Mario Mauro e il giovane Francesco Spina tra i pali, in un organico iniziale improntato sulla linea verde degli estremi difensori. In panchina c'è infatti Zuccalà, Andrea Spina a riposo. Non parte tra i titolari Orofino. Vento di scirocco, spalti riservati ai più irriducibili in questo sabato della penultima stagionale. Arbitra Vacca di Caltanissetta. Scuto scambia con Palma dopo un pallone guadagnato sulla tre quarti. Incrocia Tenerelli, che calibra il sinistro alto di poco. Masca Lucia propositivo. Tenerelli, Florio in cabina di regia. Tocco per Scuto al centro per Galiano. Bolide da fuori. Di Dio, sporca la traiettoria. Pallone sulla traversa. Il Rometta è tutto in questa veloce combinazione da destra, cross alto, esce coraggiosamente Francesco Spina, che si mette in evidenza, poi rimane vittima di questo scontro di gioco, fortunatamente nulla di grave. Scuto, doppio passo al limite, perde per un attimo la sfera, recupera con grande caparbietà, a rimorchio c'è Tenerelli che prova con l'effetto ad inquadrare la porta, sta affilata Mancina che non sortisce gli effetti sperati. Inizia la girandola di cambi da parte di Anastasi, a cavallo dei due tempi, esordio per un aggregato dell'ultimo mese, Raimondo Arena, in campo per Aidala. Finisce la gara di Palma al suo posto Suriano. Subito dopo l'intervallo Orofino rileva Galiano e Billa prende il posto di Mauro. Il frizzante Scuto se ne va in solitudine, si decentra, carica il destro senza sussulti. Spazio ad un altro 2000, stavolta al centro della difesa. Davide De Mauro entra per Fazio. Gara in mano al Masca Lucia, ma è il Rometta a sferare il vantaggio al quarto d'ora. Lungo lancio dalle retrovie di Bonaffini, ma Uggeri e De Mauro non riescono a spazzare da posizione favorevolissima il neoentrato Orecchio. Prova il no look, brividi da un lato e rammarico dall'altro. Sull'altro fronte Tenerelli ispira Suriano, botta di prima intenzione da 20 metri, di Dio grandissimo, colpo di reni che salva il risultato. Il gol è nell'aria, protagonisti 2 Arena, in negativo Alessandro del Rometta che pasticcia, in positivo Raimondo dei padroni di casa, Zampino decisivo per Orofino, quindi Tenerelli ragiona e appoggia per Suriano, prolungamento per Billa che si presenta tu per tu col portiere Peloritano in disperata uscita, pallone sul secondo palo e rete che sblocca il confronto. Masca Lucia in vantaggio al minuto 25 per Patrick Billa, secondo centro stagionale. Esultanza meritata per il motorino di fascia destra, bravo a seguire l'azione orchestrata con raziocinio e personalità dai compagni. Reazione blanda del Rometta nel finale, anche per la buona copertura avversaria. Cross di Tiano e Spina allontana a pugni uniti. Per il giovane portiere del Masca Lucia una prestazione positiva all'esordio. In contropiede Tenerelli non riesce a trovare l'attimo per battere a rete, poi va sul fondo senza esito il cross per Suriano. Finisce così, Città di Masca Lucia batte il Real Rometta 1-0, terza vittoria in 4 gare per i biancazzurri a 90 dal termine. Nono posto quasi matematico, uno sguardo al futuro per porre le basi della stagione 2018-2019. Traguardo finale di campionato domenica a Fiume Freddo. Una vittoria tutto sommato meritata per quello che avete espresso in campo. Sì, direi che è stata una partita meritata contro una buona squadra, perché ricordiamo che Real Rometta può fare la finale di Coppa Sicilia, quindi loro ci tengono a fare bella figura e sono contento per i ragazzi che almeno l'ultima partita in casa abbiamo chiuso con una bella vittoria, una bella prestazione. Ci tenevi anche a
fare esordire qualcuno, far giocare, dare spazio dal primo minuto a qualche giovane, lo hai fatto anche per esempio nel secondo tempo. Sì, ho fatto esordire Mauro, De Mauro, il portiere Spina, già Aidala e Palma li conoscevamo e devo dire che si sono portati bene veramente, hanno fatto un'ottima prestazione, ragazzi disciplinati, tanti bravi e anche dei bravi ragazzi educati, quindi sono contento per la loro prestazione di questi ragazzi. Si comincia già a parlare di futuro per Maurizio Anastasio, ancora è troppo presto. Ma noi intanto vogliamo finire il campionato domenica, poi dopo a bocce ferme l'allenatore, il trasporto ci sediamo e poi vedremo il da farsi.